Enzo De Caro, provaci ancora, prof. Sei che cosa combina in questa sesta stagione? Ne combina di tutti i colori. Tu mi segui con la camera perché adesso lui non se l'aspetta. Io vi faccio conoscere una persona, lui non vuole, ma io ormai è fregato ed è stato preso. Allora, vi presento il mio, il nostro regista ufficiale. Che il calciomercato si è concluso, ma noi per fortuna lui era stato acquistato preventivamente ed ha fatto un bellissimo campionato, sì. Dalla panchina ci ha diretto, voleva anche sostituirci qualche volta, però non sempre ha potuto, diciamo che un paio se li purtroppo doveva tenere. Mi sono dovuto anche adattare a... I titolari ha dovuto, e noi ci abbiamo cercato di allenarci e di farlo felice, e lui tante volte lui ha fatto felice. Lui è un osso duro, ma è un grande attore. Lui invece è un grande, basta, tutto qui. Grazie Enrico, sì. Enrico Olduini. Ciao. Lo salutare. E beh, qualche titolare l'ha dovuto mantenere, qualche sostituzione in corso, però tutto nei limiti del dovuto. È importante la confezione, la regia, che possa seguire anche lo sviluppo dei nostri personaggi, che prendono delle strade, soprattutto in questa serie, molto anche insolite rispetto alle serie precedenti. Una serie un po' meno ortodossa, un po' meno rispettosa delle cose precedenti, ma secondo me anche per questo molto interessante. Sì, succede di tutto. Adesso vediamo come ce la caviamo tra questo essere su più fronti di papà, nonno e come dicevo, speriamo non anche zio, sennò poi i nipoti proprio non posso occuparmene. Vediamo di uscire da queste situazioni e poi il resto si vedrà. Beh, la vita privata non a caso è privata per questo, però insomma, mi basta e mi avanza già i panni di Renzo, e quello che succede nel corso di queste serie è già abbastanza, anche se non invade il privato. Poi insomma, queste sono sempre delle occasioni anche poi per andare a pescare un pochino da situazioni proprie, vicine, e rendere ancora più verosimili queste situazioni. Beh, anche più di uno, per fortuna. Mio professore di filosofia, il mio professore di greco, il mio professore di storia e lettere. Quando nella fase dell'adolescenza si ha la fortuna di incontrare una figura di riferimento che ti abitua e ti incita ad andare sulle tue curiosità intellettuali al di là di quelle che sono le restrizioni scolastiche, è sempre una grande fortuna, perché io sono stato molto fortunato ad avere questi mentori, queste menti che mi hanno aperto comunque e ancora oggi sono un curioso, mi piace cercare, mi piace soprattutto anche in questa serie andare a percorrere delle strade non percorse prima, come succedeva a scuola. Ma io inviterei gli spettatori a seguire la serie solo, come dicevo, se non c'hanno niente meglio da fare. Se ci avete un appuntamento al mare la sera con un amico, andate al mare. Se ci avete la fidanzata, il fidanzato, fidanzata, fidanzata insieme, cioè quello che volete voi. Se poi proprio nella lista non ci avete altro da fare, noi saremmo molto contenti di annoverarvi tra i nostri spettatori. Auguri.